La tela di Carlotta di White. La tela di Carlotta è un romanzo per bambini di genere fantasy e drammatico, scritto dall'autore statunitense White. Il libro ha come protagonisti animali e vede come tema principale l'amicizia tra un maialino chiamato Wilbur e un ragno femmina chiamata Carlotta. Fern Erebor, figlia di un fattore, promette di prendersi cura di un maialino nominato Wilbur, più magro e più piccolo di tutta la cucciolata dopo averlo salvato dal padre che aveva deciso di ucciderlo. Una volta cresciuto, Wilbur viene venduto allo zio di Fern, Homer Zuckerman, e trasferito nella sua fattoria, nel quale viene trattato con sufficienza dagli altri animali. L'unica amica di Wilbur si chiama Carlotta, è un ragno femmina, la quale tana e si tratta proprio sopra il recinto del giovane maialino. Quando i due animali scoprono che Wilbur è in realtà destinato al macello, Carlotta tesse una serie di tele che ritraggono messaggi di lode al maialino. Il fattore, stupito da tali creazioni, considera le tele un intervento divino e grazie ad esse la sua fattoria riacquista popolarità. Con il passare del tempo, molti altri messaggi appaiono sulle tele di Carlotta e Wilbur diventa la mascotte della fattoria. Accompagnato dalla sua amica ragno ed il ratto Templeton, Wilbur viene invitato alla fiera del paese. Qui, Carlotta, allo stremo delle forze, avvolge nella tela le sue uova appena deposte e prima di morire fa promettere a Wilbur di prendersene cura. Tornati alla fattoria, le uova si schiudono e il maialino si rattrista nel vedere che i ragnetti decidono subito di andarsene via lontano da lui. Fortunatamente, tre cuccioli decidono di rimanere vicino a lui e Wilbur li nomina Joy, Nelly e Aranea.